C'è un accampamento con un Boblin e un Grublin. Vediamo un po', Ce la faccio? Bravo. Sparalo. Madonna mia, ha fatto tutto da solo. Corno di Grublin. Si va giù. Allora, visto che questa si è rotta, freccia di legno. No, ho sbagliato. Allora, quanto dista? Non tanto, dai, è lì. Ma questo? Sotto con il sacrario. Sacrario di Kyo Yu. Linea di fuoco. Ok, credo di aver già capito. Dobbiamo prendere il ghiaccio. Rimpicciolirlo un attimino per schiacciare il pulsante, non troppo, eh. Vai, basta così, anche troppo. Qui c'è la fine del sacrario. Vamos. Perché dovrei salire quassù? Perché c'è uno scrigno, ecco perché. Lancia in zonaneo. Aspetta un attimo, eh. Però non capisco a cosa mi deve servire. Non li butta più? Ah, ok, finché non si strugge tutto quello, no. Vieni. Vieni qua. Proprio un giù.
Certo. Ah no, aspetta, ok. Così. Però questo credo sia troppo piccino. Via. Quindi. Metti questo. Metti questo. Così. Ce la fai a scendere? Bravissimo. E ora proviamo a mettere questo qui sotto. Non credo, però non vedo altri pulsanti io, quindi. Vedi? Il pulsante era enorme e non pensavo fosse quello. Comunque, va bene. Ok, signori, altro sacrario, altra corsa. Quindi direi di recarci velocemente alla torre e ci catapultiamo qua. Ok, dai, salto. La più vicina qual è? Questa rossa. Oh, ma lì sta cadendo una cometa? Andiamo? O vediamo un po' che roba c'è qua. Scheggia di stella. Frammento di una roccia misteriosa caduta dal cielo. Si dice che possa illuminare l'area intorno a sé. Va bene. Oh vai. Pronti ad affrontare il sacrario di Runakita.
Mezzi improvvisati. Allora, tanto per cominciare, quella palla lassù va messa qua, sicuramente. Qui c'è una rotaia, anzi una monorotaia. E come ci vado sulla rotaia? Ma da qui non dovrebbe scendere qualcosa? Non lo so, sono perplesso. E come dovrei fare, scusate, eh? Fatemi vedere una cosa. Ok, questa va. Questa va. Perfetto. Vai, rimettiti lì. Allora, forse c'ho un'idea. Proviamo. Agguantala. Perché? Se io questa la metto qui, a regola non dovrebbe cascare, giusto? Ottimo. Quindi aspetta.
andrà bene così. Sì. Perfetto. E vai. E intanto questo archiviato. Arco del golem non mi interessa, ce n'ho di più potenti. Così sarà un po' più bilanciato. Ehi, mai poi mai. Non funzionerà mai. Dai, nel mezzo. Nel mezzo, su. Ehi. Ah, aspetta però. Perché se lo lascio così e poi lo chiudo, vediamo un po'. Si chiude così? In realtà no, però va bene. Staccati. L'importante è che un cazzo. Boh, proviamo. Che dobbiamo fare, ragazzi? E invece guarda là, non serviva neanche il cosino sotto. Vai. Perfetto, ottimo. Altro sacrario sviscerato.
Vabbè, qui possiamo saltare, eh. Ne abbiamo già visti a bizzeffe. Ok, quindi ora la più vicina sarebbe questa, ma è oltre la gola, quindi io vedrei di andare qui un attimino. Oi oi, luna rossa. Ora te mi vuoi dire che in questo loghetto non c'è nulla? Vedi? Vedi? Lì c'è un seme Korogu sicuramente. E mi ci dovrò tuffare nel mezzo. Però andiamo a vedere anche cosa c'è in quella lucina lassù. Ah, una corrente ascensionale. Probabilmente devo salire qui. E buttarmi lì dentro. Hai visto? Ottimo. Ciao caro. Dov'è la riva? Quando il bagliore della luna tinta di rosso. Sì, lo sappiamo. Arrivederci. La conosciamo la luna rossa. Anche qui sicuramente c'è un seme Korogu. Però dovremmo capire dov'è il masso. Ecco. Sarà quello? Che palle voi. Pip, pip, pip. Ciao ciao. Oh cazzo, non c'ho niente. Usiamo questo, vai, che così non rischiamo. Non lo volevo l'arco boblin io. Aia. Oh Jesus Christ. Mangiamo? Però un po' troppa roba ci dà. Non è caldo, ma va bene uguale. Allora, però aspetta un attimo, eh. Lì c'è un geoglifo. Quindi lì ci andiamo. Dai, prima facciamo il sacrario qui. Il sacrario di Makuru Kisa. Makuru Kisa, è permesso? Lezione di tiro con l'arco? Ma noi siamo bravissimi a tirare con l'arco. Salve, capitano.
prendi bene la mira e colpisci il nemico alla testa. Sì, lo so. Allora, prima faccia. Gli tira a lui. Molto bene. Addirittura. Colpiscili tutti alla testa, va bene. Uno. Due. E tre. Ciao cari, statemi bene. Questa, arrivederci. Ma siamo sicuri che non c'è uno scrigno? Perché di solito quando ci sono i sacrari di tutorial, diciamo così, ci dà sempre in premio uno screen. Ah, eccolo qui. Che rincoglionito. Sarà Marco sicuramente. Arco del golem rinforzato. Che ci faccio? Ce l'ho uguali, se non più potenti. Allora. Dove l'avevo visto il geoglifo? Qui? Ok, allora facciamo così. Prima andiamo a questo. E poi andiamo al geoglifo. Ma qui c'è una scala. C'è? Perché giri qua? Lei sicuramente vuole che gli si sposti il masso, ve lo dico io. No, però aumentiamo, vai. Boia, 58 pozzi. Non ce la faremo mai. Oh. Ah. 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 Non siamo stati in altri pozzi, giusto? Va bene, sarà fatto, sicuro.
Allora, quello si leva. Questa non mi sembra acqua. Questo però è corto, quindi... Ora uno lo becco, eh. Questo non va nell'acqua. Lucetto la scalatrice. Qui non c'è nulla. Qui però sì. To. Rupia viola, ottimo. Allora, facciamo una bella cosa. Si può salire? Sì, ottimo. Ora te che ti sei sciolto. Devo portarla laggiù? No. Però non c'ho... Però non c'ho il cavallo, amico mio. Va bene, dai, ti ci porto uguale. Guarda come va quello. Ci vorranno 6 anni, ma ti ci porto lo stesso. Vai. Non basta? Te lo devo proprio mettere in bocca? Oh, 2 semi Korogu, ottimo. Ciao caro. Allora signori, sarebbe anche comodo usare i dispositivi Zonau, se non fosse che non possiamo controllarne la direzione. È quello il problema. Lo scopriremo prima o poi, un dispositivo che ci permette di manovrarlo con più comodità. Però fino a quel momento... Fino a quel momento è un problema. Ah, ma questo non era il sacrario, qui c'era... Ok. Zanna di Grublin. Corno di Grublin. Questo è il geoglifo, non il sacrario. Ora però noi dall'alto non l'abbiamo visto, quindi... Eccolo lì. Eccolo lì, aspetta un attimo, però fammi parlare con Impa prima, vai. Ciao cara. Allora, l'avevamo trovato, eccolo qui. Vediamo un po' il filmato.
Usa reverto. Brava regina, brava. Stai bene, Zelda. Hai un'aria alquanto pensierosa. Vi chiedo scusa. Stavo pensando a come poter tornare nel mio mondo. Che cosa dovrei fare? Se solo fossi in grado di poter manipolare il tempo come voi, maestà, forse riuscirei a tornare in qualche modo. Vediamo. Il segreto è cercare nell'oggetto come se volessi scavare nei suoi ricordi. Devi chiedergli dove è stato e come è arrivato dov'è ora. Solo così potrai riportarlo nella sua posizione originale. Oh, i ricordi degli oggetti. Sta tranquilla, prima o poi ci riuscirai anche tu. Così troverai il modo di tornare a casa. Ma Zelda, sento che c'è qualcos'altro che ti turba. Eh? Vuoi tornare a casa il prima possibile? E tuttavia, vuoi anche trovare il modo di aiutarci in questa era. Non è così? Ma come? A Sonia non si può nascondere proprio nulla, non è vero, Zelda? Apprezzo molto che ti preoccupi per noi, Zelda. Però è normale che tu sia in pensiero per la tua epoca, non credi? Vedi, non sei solo in grado di plasmare il tempo. Possiedi anche il sacro potere di esorcizzare il male. Dovrai utilizzarli entrambi per proteggere la tua epoca. Oh, Regina Sonia! E non dimenticare, anche Link vuole rivederti sana e salva. Link, ha detto? Non avevo mai sentito questo nome. È uno dei Cavalieri Reali. In origine era stato incaricato di essere la mia guardia del corpo. Ma poi è diventato l'eroe che ha salvato me e il regno di Hyrule dall'annientamento. Oh, addirittura un eroe. Potete dirlo, lo ammiro davvero tanto. Pensate che non si arrende mai in nessuna situazione. Sì. È davvero forte. Lui è un autentico eroe. Senti là, che sviolinata! Si direbbe che tu abbia grande fiducia in lui. Mica solo quello. Così bene. Mi è davvero venuta voglia di conoscerlo. Ci conosceremo, caro mio. Hai ragione. Vorrei tanto conoscerlo anch'io. Deve essere proprio gentile e coraggioso. D'altra parte, se Zelda ne parla così... Allora. Forse era cosa? Allora, aspettate un attimo. Quella puntina lì cos'è? Un arto sacrario? Ok, almeno è sotto e non sopra. Oh via, dai, è lì. Buttiamoci a bombazza. Quello cos'è? Oh cazzo, un Linel. Quello direi di lasciarlo lì dov'è. Invece quello? Ah, è quel rincoglionito che regge l'insegna. Qui c'è le spine. Intorno al sacrario di Zurkawa. Dai fuoco a tutto, Link. Eh no, un sipole. Perché hanno nell'acqua.
Enno nell'acqua e allora ci si butta una bomba, spava una bomba. Ce l'abbiamo una bomba? Una sola, vabbè, dai. E allora, signori, l'unica possibilità è salire e finirci nel mezzo. Sarà un problema, però. Quello c'è. Ah, un boblin di vedetta. Andiamo. Ascesa calcolata. Allora, qui non si va e qui non si... Porco cane. Allora, sta a vedere, Su e giù piano piano. Ora. Reverto. Bravo. Sì, bah, mi fa ridere, come faccio a entrare qui dentro? Ok, quindi devo fare l'ascensius, sicuramente. E torna giù, vai. Ascensius, dovrei farlo tipo da queste parti. Eccoci qua. Caccia quest'arnese, vai. Scettro magico. Vai, leva questa, vai. Ora però... Ah, ok, qui. Va bene. Tutto chiaro. No, sta già andando giù. Merda. Allora, vai su e stai qui un pochino e poi ritorna giù, vai. Aguantalo, aguantalo. Bravo. Ora.
Non vedo. Ah sì, ci dovevi arrivare. Quindi su, stai un pochino lì e poi ritorna giù. Saliamo. Ottimo. Vai, anche questo fatto. Ce ne abbiamo 7. Quando ce ne abbiamo 8 andiamo a fare due upgrade. Ora, signori. Io direi di andare. Questo cos'è? Tempio dimenticato. Io direi di andare alla torre, qui. Sì. E guardare. Questi cosa sono? Ah, grotta. E di guardare quali sacrari ci sono nella zona del Borgo dei Rito. Allora, intanto ce n'è uno lì. E lo segniamo subito. Poi. Facciamo una cosa. Andiamo qui sull'isola fluttuante, così siamo in alto e possiamo starci quanto vogliamo. Andiamo su quest'altro. Guarda chi c'è qui. Ciao caro. Questo cos'è? Boh. Merda. Vabbè, dai, andiamo sotto. Io non ne vedo altri. Iumeo, cos'è quello? No, va bene, dai, io non ne vedo altri, quindi andiamo in direzione di quello rosso, che è più vicino di tutti.
No, non ne vedo altri.